Allora, diamo il benvenuto alla ministra Dadone. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno ministra, benvenuta. Benvenuta Grazie. ministra, grazie mille per essere qui con noi, per aver accettato l'invito. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ministra, dopo tanto tempo. Cosa mente? Allora, eccoci qua. Insomma, dobbiamo parlare di parecchie cose, quindi direi di cominciare. Inizio io con una domanda che insomma, non ha molto a che vedere con il suo ruolo, così ce la togliamo subito e poi parliamo delle cose legate a lei. Ecco. La questione appunto che le chiedevo è legata all'Ucraina, quindi è un suo parere su quello che sta succedendo, le sanzioni. Leggevamo adesso dei negoziati in Turchia, cosa secondo lei potrebbe accadere? E poi appunto un commento su le parole di Giuseppe Conte della contrarietà 5 Stelle all'aumento delle spese militari. Sicuramente la situazione sotto gli occhi di tutti è complessa, estremamente delicata, bisogna riuscire a tutelare, questo è chiaro, le vittime in questo momento che sono i cittadini ucraini che si vedono purtroppo sotto assedio. Rispetto a quello che ha detto Giuseppe Conte, vi posso dire che oggi ci sarà una riunione a Palazzo Chigi tra lui e il Presidente del Consiglio proprio rispetto a quella che è l'ipotesi di aumento delle spese militari. C'è stato in realtà un ordine del giorno approvato alla Camera su cui si è fatta una grandissima eco. Teniamo conto del fatto che era un ordine del giorno. Ecco, nei lavori parlamentari ne vengono approvati a fiumi tutti i giorni. Chiaramente questo ha avuto un eco, un impatto di un certo tipo, però non è vincolante come lo può essere una risoluzione o l'approvazione di un emendamento. Questo è giusto perché magari i ragazzi che seguono il vostro canale già lo sanno, però è sempre giusto e lecito specificarlo. Ecco, io credo che quanto abbia detto Giuseppe Conte sul fronte dell'aumento delle spese militari sia difficile da non tenere presente. In un contesto come quello attuale, nel quale l'Italia affronta una situazione ed esce da 2 anni decisamente complicati, parlare di un aumento di questo tipo quando hai di fronte un paese che ha delle difficoltà che sono abbastanza oggettive sotto gli occhi di tutti sia abbastanza difficile. Questo è il commento, però non voglio anticipare nulla rispetto a quello che poi sarà l'incontro che No, no, ci certo. No, la sarà cosa tra che loro. ha fatto un po', diciamo, incuriosire è il fatto che il presidente Conte si sia dimenticato che questo, diciamo, aumento delle spese militari era già previsto. Qui. No, non se ne è dimenticato, anzi ha spiegato in un'intervista ad hoc su Rai 3 il fatto che le spese a livello strutturale fossero state aumentate anche dal suo governo. Questo era un aumento di tipo diverso, si parlava di arrivare al 2% del PIL in un momento nel quale già a livello strutturale era previsto un aumento anno per anno, quindi era un super aumento, diciamola così, in maniera molto semplificata ma molto efficace da riuscire a far capire. Va bene, va bene. Comunque mi auspico che, come ha detto lui stesso, insomma, il personalismo venga meno e si trovi un accordo sui contenuti, anche perché, insomma, far cadere il governo adesso sarebbe controproducente per tutti. Se c'è la volontà di trovare poi le soluzioni di compromesso, diciamolo così, rispetto a quelli che sono punti di vista differenti, poi le soluzioni migliori si trovano al di là di quello che è il personalismo. Io ho visto in più occasioni, adesso questo governo va avanti da 1 anno, e in più occasioni abbiamo visto veti incrociati arrivare su dei punti che erano punti importanti per le varie forze politiche in base alla sensibilità, anche perché insomma questo è un governo molto complesso e composito in termini di rappresentanza di forze politiche, va da Leu fino alla Lega. Quindi, insomma, ricordiamoci che ci sono punti di vista completamente diversi su alcuni argomenti. È un governo che è nato, ve lo ricorderete benissimo, sulla spinta della necessità dell'emergenza pandemica di portare a compimento le progettualità del PNRR, e quindi spesso si trova a dover discutere di argomenti che sono divisivi, ma poi alla fine, quando c'è la volontà di trovare una sintesi e un compromesso che sia il migliore possibile, lo si è trovato finora. Il governo finora ha retto a quelle che erano le spinte di pressione dovute poi dalle necessità, Quindi ci ecco, non è sta che comunque tranquillizzando, insomma, da queste parole evinco che non ci sono nessuno rischi di noi vuole, particolari. no, nessuno di noi vuole, ecco, staccare la spina. Io stessa, per esempio, ricordo che sulla riforma della giustizia, la Cartabia, avevo rappresentato il fatto che per noi la tematica
relativa alla giustizia fosse molto delicata, molto importante, che avremmo dovuto fare una valutazione in caso di testo di legge completamente inalterato. Non era neanche all'epoca una minaccia di voler dare scossone al governo, ma semplicemente porre l'attenzione su un tema, quello della prescrizione, che per noi allora era importantissimo e che volevamo riuscire a calmierare e porre come punto di vista importante all'interno del governo. Ma penso che sia anche giusto far valere le posizioni diverse, altrimenti ci si appiattirebbe tutti troppo. Certo. A proposito, direi di parlare un po' di posizioni, insomma, molto divisive, che sono stati soprattutto i referendum, la questione dei diritti civili. Lei è molto attiva in questo e noi, insomma, apprezziamo soprattutto sul tema della cannabis, eutanasia, eccetera, eccetera. Quindi lascio la parola a Francesca. Sì, infatti io in merito le volevo chiedere, appunto, lei a novembre ha tenuto una conferenza nazionale sulle dipendenze, insomma, ha partecipato e le volevo chiedere anche agli esiti di questa conferenza, quali spunti si possono trarre per attuare queste previsioni all'interno del nostro ordinamento, perché dopo comunque l'inammissibilità del referendum abbiamo notato che mentre per quanto riguarda giustamente, seguendo poi le disposizioni della Corte Costituzionale, la morte medicalmente assistita, c'è stata l'approvazione alla Camera di un disegno di legge, mentre invece sulla materia della cannabis sembra quasi come se il discorso fosse passato in secondo piano, nonostante appunto l'inammissibilità del referendum. Quindi volevo chiederle se ci fossero dei progetti, dell'inserimento delle risultanze di questa conferenza all'interno di proposte di legge o disegni di legge. Sì, allora intanto la conferenza non si teneva da 12 anni, questo è già secondo me un lasso temporale che deve aprire uno sguardo di riflessione rispetto ad un monitoraggio dello stato di attuazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti che dovrebbe essere fatto ogni 3 anni. Questo perché per dare, voi probabilmente lo saprete, però magari aiuta anche un po' chi ci ascolta a capire, per dare una fotografia di quello che è lo stato di attuazione, che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato. 12 anni senza una conferenza sicuramente non è stato un bel messaggio anche dal punto di vista governativo. Queste deleghe non sono state sempre assegnate nel corso degli anni e questo è stato un segnale politico, secondo me anche un po' di disattenzione verso un mondo che è quello delle dipendenze, che è molto ampio. Spesso si riduce al dibattito pro o contro la cannabis, ma in realtà il mondo della dipendenza riguarda uno spettro ampissimo che tocca il gioco d'azzardo, l'alcolismo, anche se è un tema di fatto di sostanza legale, ma che vede la persona che è dipendente, che ha bisogno di far uso di una sostanza per riuscire a lenire probabilmente una necessità interiore, che deve far aprire uno spazio di confronto. Dopo 12 anni abbiamo fatto questa conferenza e l'abbiamo strutturata in maniera molto complessa e composita. Abbiamo fatto 7 tavoli preliminari, raccogliendo un po' le istanze di quelli che sono gli enti che negli anni si sono occupati di assistenza e presa in carico delle dipendenze, delle tossicodipendenze in particolare. Gli esiti di questo lavoro sono stati mandati al Parlamento con una bella relazione estremamente fitta, sia di quelli che sono gli atti raccolti all'interno della conferenza che dei 7 tavoli preparatori, che invece sono durati 1 mese e mezzo. Hanno visto quasi 130 esperti discutere di come poter affrontare, per esempio, il tema del sovraffollamento nelle carceri, di come permanga lo stato di tossicodipendenza all'interno delle carceri, di se il sistema attuale sia funzionale o meno alla riabilitazione. Questo per prendere uno degli argomenti di discussione. È chiaro che questo è quel che riguarda, diciamo, la proposta di legge parlamentare, quindi il famoso testo Perantoni, che non è arrivato in Sì. aula, a differenza del testo di legge sul fine vita, perché quello aveva una quota di calendarizzazione, aveva già esaurito la fase di analisi nelle commissioni. Questo invece vede adesso la fase di discussione di 500 emendamenti. Se non sbaglio, siamo arrivati a 500 emendamenti. Quindi la relazione è stata mandata al Parlamento proprio perché sia uno strumento, e a questo serviva fare la conferenza, istruttorio, per dire: voi avete gli emendamenti da analizzare con le varie posizioni, ma qui è stata fatta un'analisi istruttoria molto approfondita di tutti i pro e i contro di tutto ciò che riguarda il settore delle dipendenze. Dopodiché, noi come Dipartimento, stiamo invece affrontando la predisposizione in un tavolo interministeriale del piano d'azione nazionale sulle dipendenze, che deve un po' riprendere quello che è il piano europeo, che quindi riguardi sì, la limitazione dell'offerta, ma il punto nodale dal mio punto di vista è semmai quello della domanda.
sempre parlando di sostanze sotto tutti i punti di vista, non tanto del tema, secondo me, anche piccolo, per cui non riesco a comprendere il perché di tutta questa grande divisione politica su uno scenario che è abbastanza limitato rispetto al tema delle dipendenze, ma che poi occupa tutto il dibattito pubblico che è tra pro e contro in termini di legalizzazione. Purtroppo il referendum non ha passato il vaglio della consulta, ma i referendum abrogativi hanno questa limitazione, andando ad incidere sull'eliminare un pezzo di norma da un testo che era quello, il testo unico del 90, è chiaro che non si è potuto riuscire a fare un'operazione di cesellatura migliore, ecco, questo è stato Sì, un anche po'. perché comunque il DPR 309-90 non è scritto proprio in questi termini, Del insomma, 90, io esatti e non so che anni chiari. avete voi. Esatto. Io Però, sono nata nel 90, quindi proprio ecco, alla mia età precisamente, proprio preciso. diciamo che il No, però. mondo un po' è cambiato dall'epoca, quel testo ha un'impostazione che è un'impostazione di un certo tipo, poi insomma il resto dei paesi si sono evoluti, hanno cambiato punti di vista, ma non evoluti nel senso che sono necessariamente migliorati, però hanno sicuramente cambiato politiche, ecco, su questo fronte. Quindi fare anche un'analisi di impatto di cosa ha funzionato e cosa no, guardando quel testo, era necessario. Però non è difficile gestire una tematica del genere con delle persone contrarie che poi sembra, almeno dalle persone che abbiamo intervistato anche qui, che si fossilizzino su un'ideologia, ma questo anche su altre tematiche, anche sui diritti civili, l'abbiamo visto con il DDL Zan, l'eutanasia, l'aborto, nonostante abbiamo una Il legge nel nucleare. nostro ordinamento, tante altre tematiche, esatto. Nucleare molto attuale. No, è assolutamente vero, è difficile proprio perché a un certo punto il dibattito si incaglia non tanto sul detenere un patrimonio di dati e guardare la fotografia dell'evidence base, no? Guardiamo i dati e studiamo quelli sulla base di quello, quello con panorama internazionale, europeo, ma se poi puoi allargarlo anche ad altri paesi come l'America, ci si un po' il dibattito si riduce a quella che è la bandiera del sì e la bandiera del no e non si riesce a sviscerare in maniera adeguata. Poi questo fa, dal mio punto di vista, soltanto male perché fa perdere ancora più affezione e fiducia verso la classe politica. Esatto, infatti c'è un allontanamento progressivo, ma Totale. soprattutto dei giovani, vediamo, no? Da questo punto di vista, perché poi sono quelle le tematiche per cui i ragazzi si interessano, combattono e anche manifestano, oltre per il cambiamento climatico e tante altre circostanze. Quindi forse ecco, sarebbe anche interesse della politica avvicinare quella fascia di popolazione under 35 o under 30 che magari si approccia all'ambito politico in generale, ma semplicemente all'attualità che vuole conoscere. Invece sembra che un po' tutto sia improntato su una popolazione un po' più grande, cioè come se non si volesse Sì, informare i ragazzi da un certo punto di vista, diciamo che che a siano. volte sì, no, a volte effettivamente il messaggio è calibrato sulla fascia più grande di popolazione e ci si, no, non voglio dire ci si dimentica, però si tende a dare meno peso alla comunicazione destinato comunque al dialogo con la fascia under 30, che secondo me, che non lo dico da ministro per le politiche giovanili, ma in generale da rappresentante del governo e della politica, classe politica, diciamo così. È importante, uno perché, non solo perché anche loro vanno a votare, ma perché tutto ciò che facciamo lo facciamo con un effetto sulle nuove generazioni, anche temi che sembrano molto distanti. Io faccio sempre l'esempio della riforma delle pensioni, è apparentemente il tema più distante in assoluto dai ragazzi, ma se a loro non spieghiamo e non rappresentiamo anche le difficoltà, no, del perché non si riesce ad ottenere una riforma, di un certo tipo, perché si è calibrato la scelta, si è andato in un altro senso. Difficilmente poi loro riusciranno ad avere anche solo voglia di andare a votare. Questo è un tema di democrazia che deve essere posto all'attenzione di tutti. Purtroppo non è neanche così facile mettersi in gioco e spiegare il perché si fanno certe scelte a dispetto di altri. Chiaramente è stato anche per me difficile spiegare il perché l'antiproibizionista non abbia sottoscritto il referendum quando in quella fase avevo l'onere di organizzare la conferenza nazionale e non volevo che qualcuno pensasse che apponendo la mia firma al referendum già avessi dato un taglio di impostazione a quella conferenza, quindi di fatto un po' Prendere una sminando. posizione. Eh certo, sì, ma anche in termini poi di autorevolezza dei risultati della conferenza avrei rischiato di far perdere
la fondatezza in termini di basi di partenza, e questo poi avrebbe screditato il lavoro successivo e avrebbe portato il Parlamento a dire: questa relazione, così come fatta, è già costruita viziata all'origine. Però è chiaro che riuscire a spiegarlo, secondo me, ha un impatto poi più differente, più difficile, però è un lavoro che va fatto ed è importante. Assolutamente. Certo, io sono sempre per il canale di Twitch, sì. No? Per riuscire a farlo, per esempio. Anche questo giustamente. È giusto. Si pensa che andare su magari su Rai 2, ecco, ci permetta di raggiungere la fascia 18-25, non sempre detto che si riesca a farlo. Sì, l'ufficio infatti stampa... in proposito le volevo... No, volevo fare una battuta, scusa. No, l'ufficio stampa di un importante leader mi ha posto all'invito dicendo che le radio fanno milioni di ascoltatori, siamo abbastanza per essere degni di un'ospitata. Mi spiace, è stato un segnale non positivo, anche perché qui, non lo dico per voi, ma... C'è una piazza di ragazzi che ha tantissimo entusiasmo, voglia di conoscere le cose, di saperle e di vedere che poi alla fine la politica è fatta di persone. Moltiplicando i momenti di confronto come questi, magari anche con dei dibattiti che sono aspri ma motivati, permette loro di sapere che non ci sono persone che sono completamente strane al mondo all'interno dei palazzi, ma che anche le scelte si prendono sulla base di ragionamenti molto ponderati spesso. Vero, assolutamente. No, ma infatti molto spesso... A voi come canale, mi risulta, anzi. No, vabbè, però rispetto magari al grande pubblico della radio e della TV, evidentemente, hanno pensato... Ecco, tornando ai giovani, c'è una proposta interessante, è uscita negli ultimi 2-3 settimane, da parte del think tank Tortuga, non so se conosce. No. Non conosco. Ok, Think Tank Tortuga è composto da molti junior economist sparsi un po' per il mondo, è molto vicino alla voce.info, un altro think tank che è presieduto da Tito Boeri, se non erro. Ora ci sono stati alcuni cambiamenti all'interno dell'organizzazione, potrei sbagliarmi, però sta di fatto che questa proposta è molto interessante, un costo di 2 miliardi circa, e si pone l'obiettivo di tagliare i contributi ai più giovani, anche per permettere loro di entrare meglio nel mercato del lavoro, perché noi abbiamo un problema legato soprattutto ai NEET, no? Quindi tutte le persone che purtroppo non riescono ad approcciarsi a questo mondo. Ecco, volevo chiederle, una proposta di questo tipo incontra la sua ideologia, o comunque la sua volontà di approfondire, oppure state varando qualcosa di diverso per i giovani, e soprattutto come? Più che ideologia, parlerei semmai di... Può incontrare la mia idea, nel senso che io sono positivamente aperta a tutte le strade che aiutino i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro. Secondo me ci sono una serie di problemi, non riguarda soltanto la decontribuzione o gli incentivi che diamo in termini che sono stati dati negli anni poi dai governi in termini di assunzioni. È un tema molto composito e complesso, le politiche giovanili sono trasversali, riguardano tantissimi ambiti ed è difficile gestire un ministero come questo proprio per questo, perché... bisogna andare dalle porte, a bussare alle porte di altri colleghi, partendo dal Ministero dell'Istruzione. Questo lo faccio per riuscire ad argomentare un po' la soluzione a cui voglio arrivare. Il problema degli inattivi parte per esempio dal tasso di abbandono scolastico molto alto che abbiamo, il problema di carenza di manodopera, il cosiddetto mismatch tra domanda e offerta di lavoro, cioè il fatto che io abbia una preparazione ma che poi non riesca a trovare un lavoro corrispondente a quella che è la mia aspettativa, e viceversa, cerco un lavoratore che abbia una formazione ma non riesco ad incrociarlo, nasce anche dal problema di orientamento scolastico, che negli anni secondo me non è stato fatto benissimo, perché molto spesso si è lasciato alla capacità dei singoli dirigenti di istituti di portare aziende del territorio, oppure di riuscire ad indirizzare tra un tipo di studio che fosse universitario oppure un tipo di studio che fosse tecnico professionalizzante, ma senza dare un panorama dato da delle linee guida nazionali di quelle che erano anche le offerte in termini di prospettive occupazionali. Poi c'è un tema legato al fatto di sapere di essere inattivi. Io mi sono resa conto, approfondendo molto questo tipo di argomento insieme all'Osservatorio sulle politiche giovanili della Cattolica di Milano, a cui abbiamo affidato proprio uno studio, quindi abbiamo fatto studiare ai giovani il problema degli inattivi giovani,
Questo secondo me è anche un modello di meccanismo virtuoso che bisognerebbe portare avanti più spesso, cioè far parlare le persone che sono coinvolte e che vedono poi gli effetti dei tuoi provvedimenti all'interno di un processo decisionale su di loro. È chiaro che è complesso e più lungo, ma serve ed aiuta moltissimo. Loro ci hanno fatto una bellissima analisi su questo, i ricercatori, e ci hanno saputo dire, anche guardando il panorama, internazionale, che il problema nasce dal fatto che molto spesso i ragazzi inattivi neanche sappiano di rientrare nelle classifiche dell'inattività. Questo forse riguarda soprattutto, le ragazze che fanno a volte delle scelte legate sia per la questione della parità stipendiale che per la difficoltà degli oneri familiari, ma questo è legato anche a un contesto culturale, no? Per cui sembra che la famiglia debba sempre ricadere su di noi ragazze, e quindi la scelta se la si deve fare in famiglia tende sempre la giovane donna a fare un passo indietro per prendersi cura della famiglia e facendo andare avanti l'adulto. Ci hanno rappresentato il fatto che una progettualità in termini di prossimità, quindi lavorare con i comuni come fanno gli altri stati, per intercettare e agganciare ragazzi inattivi che per loro natura, giustamente, non per loro natura, essendo inattivi, non si informano su tutte quelle che sono le progettualità, le possibilità e le aspettative, e quindi siamo noi che dobbiamo scendere, nella loro comfort zone, nelle loro aree, andare ad agganciarli, presentargli quelle che sono le. Perché poi di progettualità, di bandi, ce ne sono anche molti messi a disposizione. Molto spesso non vengono conosciuti, questo è un altro problema perché la rete ci permette di avere informazioni accessibili e tantissime, ma il paradosso è che nel mare magnum di informazioni per riuscire a distinguere che cosa è utile e funzionale da che cosa non lo è, non mette tutti i ragazzi, soprattutto chi non ha condizioni magari di famiglie che riescono a stare dietro e a supportarli in queste scelte, non riescono a capire come indirizzare la propria vita e quindi se intraprendere un percorso e quale intraprendere oppure un altro. Per cui io credo che la tematica sia veramente molto ampia. Noi sul tema degli inattivi abbiamo, insieme al ministro Orlando, quindi ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatto un piano nazionale. A me quello che ha stupito è che fosse il primo fatto, onestamente, perché deteniamo un primato in termini europei, purtroppo, per ragazzi inattivi. E il fatto che al sud Italia uno su tre sia un ragazzo inattivo è un dato che deve porci di fronte ad un interrogativo, cioè non bastano forse soltanto gli incentivi alle assunzioni, ma serve anche mettere nelle condizioni i ragazzi di sapere che tipo di percorso possono fare, di intraprendere. E altra cosa che secondo me serve in aggiunta e su cui lavoro quotidianamente, ma voglio portarlo a regime con gli altri colleghi ministri. Non sono io il ministro delle politiche giovanili, quindi non sono io che devo soltanto avanzare delle proposte che servono ai ragazzi, ma tutti gli altri ministeri, ogni volta che studiano una norma, si devono domandare che impatto ha sui giovani. Cioè, io sto facendo una norma, per esempio, che supporta le start-up innovative per gli under 35. Questi tipi di norme sono stati fatti molte volte. Qual è la valutazione di impatto che abbiamo sui ragazzi di questa norma? Non positiva, ma perché non è positiva? Cioè, i finanziamenti vengono presi, ma poi nell'arco dei 5 anni di sostenibilità non si riesce, a far sì che queste start-up prendano il volo. Ma perché questo? Perché c'è una carenza in termini di formazione e di detenzione di base delle informazioni che riguardano i bilanci delle aziende, per esempio, no? Questo è un gap in termini di formazione della scuola italiana. Allora, sapendo quali sono le problematiche, tutto insieme al governo, non solo il ministro dei giovani, devono fare una strategia che non sia annuale, perché questa è un'altra fragilità grande del nostro paese. Noi abbiamo non so se questo lo sapete, le politiche giovanili vengono programmate di anno in anno, non hanno una strategia pluriennale. Siamo forse uno dei pochi stati ad avere questa peculiarità. Avere una strategia che va sui 3 anni ti permette di saper programmare e calibrare gli investimenti, no? Dire io per 3 anni investo in formazione che riguarda, che ne so, i bilanci delle start-up che hanno tot di capitale e so che faccio degli investimenti che sono direzionati, ma ne valuto un follow-up. Il problema è che non si valuta tanto poi quanto effettivamente questo denaro che è stato speso negli anni precedenti abbia avuto un impatto positivo sui giovani.
Non si può cambiare questa cosa, ministro. Scusatemi, ma è un discorso veramente molto composito. No, certo, però mi verrebbe da opporre, mi perdoni. Certo, ora, io non sono contro il reddito di cittadinanza, secondo me andrebbe modificato, però noi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che ha portato il reddito di cittadinanza, che secondo me può andare anche bene, però senza portare quello che lei oggi sta criticando, cioè proprio le politiche attive del lavoro, la parte di formazione e di avvicinamento dell'offerta di lavoro data appunto dai lavoratori e della domanda di lavoro data appunto dalle imprese. Quindi secondo me c'è questo mismatching che, un po', che già esisteva prima, ben inteso, però che un pochino si poteva stringere, ecco. Ma no, in realtà quella, io non lo dico per difesa d'ufficio, naturalmente era una delle proposte importantissime che ha fatto il mio movimento. Io credo, anche se arrivo da una zona nella quale non si è fatta molto utilizzo del reddito di cittadinanza, perché sono in un territorio nel quale il tasso di disoccupazione è estremamente basso. Resta il fatto che il nostro paese era uno dei pochissimi in Europa a non avere questo tipo di misura a supporto, ma questo serve a garantire una base sociale per evitare che nel momento in cui si perda un lavoro si accettino dei salari molto bassi. Faceva parte di una visione di mondo di supporto, ma anche di mondo del lavoro, che prevede il salario minimo. Questo perché? Per evitare che le persone andassero a lavorare con un salario che fosse da ricatto, cioè o vado a lavorare con un salario estremamente basso oppure mi ritrovo a non avere modo per dare un sostentamento alla famiglia. Dopodiché, in realtà, delle misure di compensazione erano state fatte, cioè per esempio il fatto che di questo si parla sempre molto poco, ma c'era già questa misura, anche se è stata poco utilizzata, il fatto che le aziende che assumevano persone destinate a poter avere il reddito di cittadinanza potessero vedere l'equivalente del reddito come una loro decontribuzione. Quindi si era creato un meccanismo virtuoso. Poi chiaro, doveva partire tutta la parte spinta sulle politiche attive del lavoro, cambiato governo, cambiate dinamiche, poi è intervenuta la pandemia, insomma. Qui non serve stare a rappresentare il fatto che i centri per l'impiego vivano di fragilità e che hanno bisogno di molto più supporto. Però io non credo che demonizzare una misura che sicuramente ha bisogno di aggiustamenti, come tutte le misure, se no non parlerei tanto di valutazione dei follow-up successivi, sia necessariamente un fallimento sul fronte dell'occupazione giovanile. Fa parte di una visione che deve vedere, secondo me, anche il salario minimo. Ma questo non lo dico perché voglio schiacciare le imprese che non riescono a pagare i salari, ma perché serve portare il lavoro ad un livello di dignità di un certo tipo. Poi ci sono moltissime misure che hanno visto un utilizzo distorto. Se pensate alla pensione di invalidità, i falsi invalidi, quante volte sono usciti argomenti o comunque inchieste che hanno fatto vedere utilizzatori, usufruitori di questo tipo di pensioni che non ne avevano titolo. Ma questo non sminuisce in sé lo strumento è funzionale, la distorsione che non funziona bene. Poi bisogna sicuramente metterla a sistema, ecco. Il fatto che i centri per l'impiego abbiano bisogno di un potenziamento credo che sia sotto gli occhi di tutti e nessuno possa negarlo, anzi. In realtà si è restituito anche, questo me l'ha fatto vedere un commento rispetto alle regole col punto esclamativo. Le regole ci sono e sono importantissime da far rispettare. Quando abbiamo fatto la legge sul reddito di cittadinanza avevamo messo anche le sanzioni molto alte per chi fingeva di avere i requisiti. Quindi non è che non abbiamo previsto l'ipotesi di utilizzo distorto. Tra l'altro l'avevamo fatta nel governo Conte 1, quindi con la Lega, che aveva una visione completamente differente da noi in termini di politiche attive del lavoro di supporto in termini di calmierazione della distorsione dell'utilizzo. Sì, però allora qua le faccio ancora altre due opposizioni, visto che hai tirato in ballo anche il salario minimo e i centri per l'impiego. Probabilmente inizialmente sarebbe stato più opportuno scalare il compito della ricerca dai centri per l'impiego, che sappiamo essere fortemente inefficienti in alcune zone d'Italia, magari alle APL, attraverso un nuovo decreto ministeriale o comunque una concessione ministeriale o che dir si voglia. Dopodiché, secondo tema, salario minimo, posto che funzioni, e non è detto, perché il Nobel per l'economia analizzava due situazioni completamente diverse, però vabbè, non entriamo nel tecnico e rimaniamo pure lì e ipotizziamo che funzioni, da una parte crea un fortissimo
una fortissima disparità fra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha. Quindi in verità si vanno a proteggere quelli che tecnicamente sono già più protetti. Non è detto che siano protetti in senso assoluto, ma sicuramente in senso relativo possiamo dirci di sì. E quindi banalmente andiamo a creare altre problematiche anche relative, se vogliamo, alle Però disuguaglianze. il fatto che ci siano già delle disuguaglianze non può farci perdere di vista il quadro generale. Cioè, adesso, esulando dal fatto che gli economisti ne mettessimo 5 ad un tavolo, avrebbero 5 opinioni diverse, io non ho No, nessuna. guarda, io cito Card No, direttamente, cioè, no, che è dicono, il non ho economista nessuna. insignito del No, Nobel. figuriamoci, mi levo il cappello, anzi, non ho nessuna. Io ho competenza giuridica e sicuramente non è economica. Lo ammetto candidamente, però guardo al complesso della situazione. Il fatto che si parli di un salario minimo non deve portarci a pensare che, visto che uno al lavoro dovrebbe già essere contento così e dovrebbe accettare il fatto che ci siano dei salari estremamente bassi. Cioè, se guardiamo i dati, ci sono dei salari che arrivano intorno ai 3 euro l'ora. Ecco, io non credo che sia dignitoso lavorare per cifre di questo tipo, perché poi ci si chiede come mai non si riesce a fare neanche una battaglia contro il nero. Però è chiaro che il sistema delle tutele deve essere visto sotto tutti i punti di vista, deve essere complesso. Non si può pensare che con un singolo intervento si riesce a risolvere sia la panacea di tutti i mali. È chiaro che ogni intervento va calibrato, va monitorato e deve far parte di un insieme di visione. Sia delle politiche del lavoro che di quelle di economia del paese. Dopodiché, rispetto al rilievo che hai fatto sul potenziare maggiormente i centri per l'impiego all'inizio rispetto a dare, immagino fosse questo il rilievo, cioè era meglio prima potenziare i centri per l'impiego e dopo dare il reddito in sé alle persone, se non ho No, no, capito no, male. io direi che come ad esempio Garanzia Giovani funziona che l'APL prende il lavoratore, dopodiché comunica col centro per l'impiego e spesso e volentieri crea colli di bottiglia. Io ho lavorato per una APL nella mia esperienza. Potevamo pensare di mettere una situazione di questo tipo, cioè lasciare all'APL la ricerca di questo matching fra domanda e offerta, e dopodiché chiedere all'APL e chiedere al centro per l'impiego eventualmente la gestione del flusso finanziario e quant'altro, senza far fare al centro per l'impiego tutto il lavoro attraverso i navigator. Avremmo risparmiato prima No, di tutto un bando, i navigator, e avremmo fatto qualcosa, secondo me, non di perfetto, perché ci mancherebbe, perfetto però non c'è qualcosa neanche, anche di un po' perché poi migliore, ecco, banalmente. poi migliore bisognerebbe vederlo, nel senso che poi bisognava vederlo Dopodiché, nella certo, prima. potevamo migliorare anche i centri per l'impiego nel frattempo, No, così perché da poi dare anche un questo impulso maggiore. diciamo che lasciarsi anche andare rispetto al commento del centro per l'impiego tanto non funziona, è meglio No, no, investire no, su quella è una altro. sconfitta. Quella è una No, no, sconfitta. no. No, esatto, sarebbe stata una sconfitta e purtroppo su quelle che sono le politiche attive del lavoro, ma anche i centri per l'impiego, un po' si paga, questo non è per discarico di responsabilità, ma proprio per una discussione abbastanza aperta e schietta che stiamo facendo, il fatto di avere una governance multilivello, no, tra Stato, Regioni, non aiuta moltissimo perché nei livelli intermedi, in alcune regioni si viaggia benissimo, questo è abbastanza oggettivo, vale uguale per i fondi delle politiche giovanili. Noi li dividiamo tutti gli anni, 51% alle regioni, 49% li mantiene il ministero. Quelli gestiti da alcune regioni sono spesi benissimo, hanno aumentato i livelli occupazionali, recuperato gli inattivi, sono riusciti anche a colmare quello che è un gap di alcuni centri per l'impiego ed effettivamente hanno fatto un lavoro notevole. In altre regioni non si riesce a fare lo stesso tipo di lavoro. Questo perché c'è un'uniformità territoriale che va un po' a macchia di leopardo, poi con delle divisioni non solo nord-sud, è anche centro città e aree interne, quindi è Oh, abbastanza finalmente un complesso. politico che si accorge che esistono anche disparità intraregionali, mi fa piacere Vabbè, sarà che io vengo da veramente. una provincia piccola, cioè grande a Ecco, livello territoriale, ma fatta di però piccoli. mi conceda anche di aggiungerle un altro problema sul tavolo, magari, che Certo. noi abbiamo una produttività che è praticamente stagnante dagli anni 80, se non in riduzione in potere d'acquisto, cioè sostanzialmente cala a picco, praticamente. Quindi probabilmente anche questo
è il problema reale, cioè senza una effettiva produttività, che non è da intendere ovviamente come prodotto sul lavoro, cioè sulle ore lavorate, ma più che altro come impiego il mio capitale, che può essere umano, inteso come istruzione, educazione, ma anche dotazione proprio di asset. Ecco, con questa situazione banalmente non abbiamo la possibilità di alzare il salario, o meglio, di migliorare la crescita del reddito nazionale e diciamo di restituire una vita dignitosa, ai cittadini e anche alle fasce Certo. meno abbienti. A ciò si unisce il fatto che, mi perdoni, a ciò si unisce il fatto che un eccesso di domanda, spinta un po' da queste politiche, mi passi il termine, assistenzialiste, sta portando anche alla crescita dell'inflazione. Quindi, banalmente, essendo che l'inflazione colpisce di più i salari fissi, che sono quelli appunto delle persone meno abbienti, noi stiamo cercando di risolvere un problema creandone un altro che forse è anche più grave alla luce del Covid, alla luce di questo conflitto. Vabbè, diciamo che sì, sicuramente il quadro che hai fatto è un quadro analitico abbastanza, non voglio dire oggettivo, ha i suoi livelli di criticità. Io credo che però quando abbiamo, ma parli sempre relativamente al reddito di cittadinanza o al salario minimo? Beh, tutto quello che è Tutte stato e messo due, tutto insieme. quello che riguarda il sistema assistenzialistico. Secondo me a questo punto, se me lo concedi, una rivalutazione bisognerebbe farla un po' su quello che è tutto il sistema, riguarda anche le pensioni in termini di assistenza, o il fatto che paghiamo scelte sulle pensioni che sono state fatte anni or sono, noi eravamo veramente piccoli, penso alle baby pensioni, oggi hanno un peso su quello che è il bilancio complessivo di tutti, perché poi nel quadro bisogna tenere conto di tutto, non si può dire che solo la teoria assistenzialistica non aiuti. Quello prevede No, una no, no, base io non voglio dire che strutturale. l'assistenza non dovrebbe essere fatta, ben inteso. No, no, ma l'ho immaginato che non volessi dire questo perché l'ho capito dal ragionamento che hai fatto. Secondo me andrebbe rivisto un po' tutto il sistema, anche quello che c'era in precedenza e su cui l'attenzione c'è poco rispetto poi al salario minimo. È chiaro che vedo anche dai commenti, c'è chi scrive, ma da che tipo di lavoro si fa per prendere 3 euro l'ora? Il punto è portare, secondo me, un dibattito in termini non solo di nuovi contratti, ma anche di nuove figure professionali che prima non c'erano, o nuovi modelli organizzativi di lavoro. Cioè io ho un po' il timore che quando si inizia a parlare di un argomento come quello del salario minimo, poi tutto si cristallizzi alla cifra del salario minimo. Il punto vero non è dire che si deve avere tutto. Ma Scusi, vado a vedere. andiamo No, avanti. siamo tornati. Siamo No, tornati. io anzi sono contenta Scusate addirittura per che la piccola dal fatto interruzione. di. Ah, scusate. No, Eccoci qua, eccoci qua. ho perso il filo. Stavo dicendo, vabbè, ma a questo punto tanto possiamo proseguire la discussione un attimo interrotta. Il fatto che, per esempio, si sia discusso in sede di Parlamento della figura, per esempio, delle nuove professioni come quella del content creator. A me sembra la base della normalità, cioè oggi dovremmo discutere più di Tra l'altro questo ci o sono di anche modelli. aggiornamenti su questa cosa, mi ha scritto una sua collega. Esatto, Sì. Valentina Barzotti. mi ha detto che si sta per preparare la mozione. Esatto, sì, ma questo poi è nato dal fatto che si è aperto un punto di discussione. Io quello che vorrei è che tutto non si riducesse al giusto e sbagliato, perché ci porta un po' alla polarizzazione, un po' come sul tema delle dipendenze, che tutto si appiattisce tra chi è pro e chi è Sì, contro e si ideologia. perde un po' di vista il quadro generale. Vale uguale, per esempio, per il lavoro agile. Io ero ministro della pubblica amministrazione quando c'è stato, diciamo, la prima fase di emergenza pandemica. E lì ho provato ad impostare in maniera remotizzata tutto il lavoro della pubblica amministrazione, non perché volessi disorientare tutti i dipendenti pubblici, ma perché credo che fosse un modo importante, uno, per riuscire a garantire servizi in una fase nella quale sennò sarebbero stati completamente inaccessibili, ma anche per far vedere che modelli organizzativi di lavoro nuovi ci possono essere. Avevamo di fronte il nuovo ambito contrattuale che poi si è aperto adesso all'interno della pubblica amministrazione e il fatto di aver messo, non dico 3 milioni e 2 di dipendenti perché erano di meno, poi chiaramente il settore medico ha continuato a lavorare in presenza e chiaramente anche le forze di polizia, però quella parte di dipendenti pubblici che è riuscita a reimpostare il lavoro in un'altra maniera ha fatto notare
che tutto può essere ridiscusso e visto con uno sguardo che poi non è così innovativo se si guarda gli altri stati, già ne discutono di questo, il diritto alla scrivania o la fascia oraria prestabilita, l'abbeggiatura del cartellino, sono legate ad un'ottica di organizzazione del lavoro che era forse più un'ottica degli anni 70. Oggi si potrebbe riorganizzare e rivedere tutto in una maniera differente. Però il fatto che se ne discuta è importante, il fatto che ci si scontri tra punti di vista, secondo me è anche importante e giusto, perché permette poi di raggiungere effettivamente un'innovazione, perché poi il rischio invece di fare solo pro e contro è che non se ne discute mai, si rimane cristallizzate le posizioni che si avevano e quindi. Per dire che io sul reddito di cittadinanza sono sempre stata apertissima a ridiscuterne e a migliorarlo. L'abbiamo fatto anche con delle proposte con questo governo di cui facciamo parte. Ma secondo me non si può poi esulare dal quadro generale, dal fatto che bisogna vedere che tutte le misure hanno bisogno di un minimo di aggiornamento e poi di valutazione. L'importante è che si tenga a mente il fatto che non possiamo pensare che ci sia una base di paese che ha bisogno di un supporto, non in termini assistenzialistici, ma magari ne ha bisogno per un piccolo frangente di vita e non si può dire, vabbè, quelli li lasciamo fuori, almeno io non me la sento di dire politicamente che quella parte di cittadini per me non sono un problema, non li voglio vedere, ed è un problema tutto loro. Dopodiché si può migliorare indubbiamente sulle politiche attive del lavoro, poi penso che nessuno possa dire che il lavoro italiano sia assolutamente efficace ed efficiente. Però senza dimenticarci di quella base che tra l'altro, questa è stata un po' una casualità, ma se non fossimo intervenuti con quel governo durante la pandemia, che c'è stato ancora un precipizio ulteriore in termini di perdita del lavoro, avremmo avuto ancora più distanza tra quella fascia di paese che non ha un'occupazione, quindi un reddito, e ci saremmo trovati di fronte a delle difficoltà ancora maggiori. Ok, io le volevo chiedere un'altra cosa, ho visto che peraltro anche in chat lo chiedevano, quindi Io sulla ci sto carta, provando a ok, leggere, ma mi sto un po' no, questa l'hanno perdendo. fatta un pochino di tempo fa, le volevo chiedere dell'iniziativa della carta giovani nazionale, Sì. e se volesse appunto parlarcene, cosa riguarda, come si attiva, insomma, quali vantaggi comporta nella fascia, lo dico, è la fascia 18-35 anni, se non erro, giusto? La fascia delle politiche giovanili che stiamo lavorando per abbassare e portarla a 29 anni come gli altri paesi europei. Questa è un'iniziativa in realtà che ho ereditato dal mio predecessore, era stata stanziata una somma per far entrare l'Italia all'interno del circuito EICA, quindi delle carte che permettono di ottenere delle tariffe agevolate, questo per riuscire a supportare i ragazzi in una prima diciamo, fascia d'età nella quale si suppone che non abbiano un lavoro del tutto stabile, comunque per riuscire a supportarli in quelle che sono i termini di spese. Siamo riusciti, dopo diciamo, qualche rilievo della privacy, a portare avanti questo tipo di lavoro. Si può scaricare dall'app IO ed è semplicemente una carta che ti permette di vedere all'interno un plafond che sia diciamo, di offerte scontistica, per dirla in maniera semplice, quindi sia sui voli, sui viaggi, che sui pernottamenti, che dall'altro lato dà offerte in termini di formazione, certificazione e possibilità occupazionali. Questo proprio per dare un'ottica alla carta che non fosse un'ottica di assistenza e di mero supporto alla scontistica, ma di provare a renderla anche uno strumento che permettesse di avere sì delle agevolazioni, ma agevolazioni legate per esempio all'offerta formativa sul fronte della certificazione delle lingue. Oppure a quelle che possono essere le competenze di vario tipo. Penso in particolare alle digitali, anche se chi frequenta questo canale sicuramente non ne ha bisogno, però è uno strumento che abbiamo visto avere una risposta grandissima, perché in appena una settimana ha avuto 1,5 milioni di download, quindi è uno strumento che in questo momento ha funzionato moltissimo. Io è chiaro che lo faccio anche tramite questo canale, ringrazio le aziende che si sono messe a disposizione, ci hanno dato una gran mano. Penso anche in termini di bollette, che questa è una discussione estremamente attuale, hanno offerto delle tariffe molto vantaggiose a chi fa diciamo, i primi contratti in termini energetici. È chiaro che è un aiuto piccolo e minimale, però è per riuscire a mettere a sistema un lavoro che era stato iniziato ed era molto positivo, si aggancia al circuito dell'EICA, quindi anche a quello europeo, si aggancia alle carte regionali, per esempio il Lazio ne è una estremamente valida, si aggancia anche a queste, permette poi di poter
usufruire di uno strumento con uno strumento aggiuntivo, chiaramente non è esaustivo di quello che abbiamo fatto in termini di politiche giovanili, però è chiaro che è abbastanza friendly e mi sembra che almeno dai download abbia funzionato in maniera sufficiente. Poi Sì. spero di poterlo implementare ulteriormente man mano. Se posso, io le Ecco, volevo io. chiedere solo una cosa sull'età, No, no, vai, 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 vai. perché vedevo che anche in chat lo dicevano dei ragazzi, come mai fino ai 35 anni. 35? Perché noi over 30 siamo rimasti piacevolmente sorpresi perché di solito la fascia 30-40 anni è una di quelle fasce di popolazione che un po', lo sai, insomma, viene lasciata un po', da parte, soprattutto nei discorsi generici. Quindi come mai è stata ampliata oltre i 30? Anche se poi a livello europeo, da quello che ho capito, è fine 29, come diceva. Sì, no, questo corrisponde al target delle politiche giovanili in Italia. Ah, ok. Diciamo che si va, dai, lo dico ancora con rammarico perché su questo dobbiamo, dal mio punto di vista, intervenire necessariamente. Le fasce degli altri paesi arrivano fino a 29 anni, l'Italia l'ha portata fino a 35. Se questo secondo me è anche una problematica a livello culturale perché spinge a pensare ad un giovane che si aggira intorno alla mia età. Quando invece negli altri paesi ci sono insomma leader di stati che hanno l'età che ho io e nessuno strabuzza gli occhi, mentre invece in Italia un 36enne, perché 35 fino al compimento dei 36, quindi tutto il 35esimo anno di età. Perché fino ad oggi le politiche giovanili in Italia sono state calibrate su questa fascia di età. Io in questo momento sto lavorando a un disegno di legge per portarli a quella che è, diciamo, un allineamento della fascia di età europea. È chiaro che anche questo ha dei pro e dei contro. Questo fa sì che tutte le misure di incentivo anche all'assunzione dei giovani riguarderebbero poi a questo punto con l'abbassamento di età solo i ragazzi fino ai 29 anni. Quindi Come per i è un concorsi, passaggio. insomma, in Sì, generale, in la maggior concorsi a parte. parte, sì, la maggior parte, sì, ma in realtà i concorsi a parte quello del Ministero dell'Interno di limitazioni di età non ne hanno. Però, per esempio, per gli sgravi che si fanno sulle assunzioni dei cosiddetti giovani, quando si dice giovani si intende under 36 in Italia, legislazione vigente. Se intervenissimo con questo disegno di legge andremo ad abbassarle a 29. Chiaro che questo tipo di passaggio secondo me va fatto in maniera graduale, perché oggi paghiamo ancora il fatto di avere un tasso di disoccupazione giovanile molto alto. Intervenire in maniera netta così e in maniera impetuosa creerebbe un problema oggettivo a chi ha questa fascia di età che potrebbe usufruire di queste misure agevolate, come anche quello, per esempio, che abbiamo fatto sull'acquisto della prima casa, e che si verrebbero, diciamo, sottratti, a queste possibilità, in tempi rapidi. Però, secondo me, è un altro di quelle misure su cui bisognerà ad un certo punto intervenire, anche se in maniera graduale, perché continuare a concepire le politiche giovanili fino a 36 anni, ma tra l'altro io vi posso dire, molto spesso trovo emendamenti parlamentari che mi chiedono che questi sgravi arrivino fino a 45 anni o 46 compiuti. Cioè poi alla fine il confine tra le politiche giovanili e, non voglio dire l'età del Il pensionamento, reinserimento. sì, cioè diventa un po' eccessivo, invece se si Sì, riesce ad perché c'è accorciare. over 50 dopo, No, no, praticamente. ma ci sta giustamente, cioè la mia Forse era una poi battuta, porta culturalmente a considerare sempre il giovane bamboccione, ma ci credo che se poi l'età viene considerata così alta, è difficile poi riuscire ad intervenire anche con delle politiche che siano efficaci. Bisogna fare come gli altri stati, cioè andare ad intervenire tra i 16 e i 22, 3 con delle politiche che riguardano la formazione, poi successivamente con quella la spinta all'ingresso nel mondo del lavoro. Però se si riesce ad abbassare l'età e si riesce a calibrare meglio gli interventi sulle fasce d'età, anche poi le misure hanno in termini di utilizzo un'efficacia maggiore. ecco, mi faccia fare solo un'osservazione su questa carta, che secondo me può essere utile anche per migliorarla, in fin dei Sì, conti. beh, le critiche costruttive sono sempre apprezzate. Ecco, perché se una certa azienda, adesso non facciamo i nomi perché non mi va neanche, cioè onestamente mi sembra una cosa poco cortese, ma dopodiché perché lo stesso contenuto comprato online o comprato diciamo in un negozio fisico mi dà agevolazione su due sconti diversi con due soglie target diverse. Se noi siamo la next gen e siamo la digitalizzazione, sarebbe più opportuno il contrario, posto questo. Però non sarebbe meglio avere una carta che mi dia la stessa scontistica a prescindere, diciamo, dal mezzo che vado a utilizzare? Sarebbe meglio averla più agevolata tramite l'acquisto della carta, ma semplicemente perché quello che abbiamo chiesto a queste aziende, premesso che poi ci sentiamo dopo e mi dici i
in un frangente in cui Se l'eleganza la vuole le possiamo mettere. mando uno screenshot, che è abbastanza Sì. triste, devo No, no, ma dire. va bene perché aiuta anche noi a ricalibrare l'intervento insieme alle aziende. Quello che abbiamo chiesto a chi ha partecipato alla nostra, diciamo, call to action era di offrire qualcosa che fosse esclusivo e legato alla carta, quindi non la solita offerta di mercato che fanno loro per le politiche giovanili, ma provare a dare un target più vantaggioso. Se mi dici che da negozio fisico addirittura è più vantaggioso che online, da cosa mi desta particolare stupore? Quindi sicuramente va raddrizzata la barra su questo fronte. Poi ci sono chiaramente delle scelte legate alle politiche aziendali su cui loro tentano di intervenire, però quello che avevamo chiesto noi era che le agevolazioni date sulla carta fossero più vantaggiose e non quelle standard, perché altrimenti non ci sarebbe stato alcun interesse ad averle. Le sto inviando gli Grazie. screenshot su Twitter perché onestamente ho lavorato anche per questa azienda e fa un po' ridere, però mi pare una cosa abbastanza Davvero. sbagliata perché crea distorsioni di mercato, tutto sommato, e Loro anche ti fanno il marcia prezzo più terra. basso nel negozio fisico. Sì, tecnicamente sì. Vabbè. Potrebbero controbattere che per Diciamo tutelare. che il mercato di riferimento è anche molto oligopolistico, potremmo dire, di questo particolare settore, in cui la scontistica è anche abbastanza difficile da realizzare. Però questo magari è un altro tema, lo approfondiremo un'altra Me volta, lo però la vado a ringrazio. vedere allora perché è Sì, acceso il glielo mio mando interesse. ora. L'hai Senta, attratta su tutti i ministra, ma punti non di vista. riusciamo a fare ad attuare quella proposta che aveva avanzato lei del test antidroga in tutto il Parlamento? Secondo me sarebbe molto Ma sapete che era interessante, ma non forse lo farei era sulla stato fatto. cannabis, però, insomma, lo Eh no, beh, certo, no, farlo farei sulla su cannabis altri è tipi di droga. limitativo. Beh, io l'avevo fatto su tutto, non l'avevo fatto Esatto. solo tu. Cadrebbero molti altarini. In realtà era stato fatto un ordine del giorno su questo e al bilancio, alla discussione del bilancio della Camera la passata estate, però fu dichiarato inammissibile, se non ricordo male Ah, ecco. addirittura, quindi neanche possibile da presentarsi. Ma io questa provocazione la colgo sempre ben volentieri, dico anche che non è una provocazione, anzi secondo me proprio perché si sostengono delle tesi. E non voglio dire che sia giusto argomentarle proprio con testa alla mano, però trovo che se nessuno non ha nulla da nascondere, non vedo quale sia il problema Riuscissimo a di far fare un testo cadere così. tutti i Sono d'accordo. pregiudizi che ci Aiuterebbe, sono, esatto, a far cadere pregiudizi da molti parte di pregiudizi. persone che magari poi ne fanno anche uso, Così come potremmo far cadere i Questo non. pregiudizi sulla comunità LGBT da parte di alcuni esponenti politici, che magari si riscoprirebbero anche loro, chi lo Chi lo sa? sa. Chi lo sa. Questo L'ultima cosa che comunque voglio gliel'ho dirle mandato è su faccia Instagram ragionare perché. Giuseppe Conte. Anche lì abbiamo parlato di Cosa? ideologia, niente ideologia sul nucleare. Analizziamo i dati pro e contro e valutiamo. Analizziamo sempre i dati pro e contro, si devono valutare sempre. Però è chiaro che sul nucleare ci fu un referendum, quindi qua si tratterebbe di tornare su un Ma erano altri referendum. tempi, Sì, insomma, no, certo, no, come no, giustamente lei ha questa era detto, le solo. cose cambiano, i pensieri si evolvono. Ma è naturale, è naturale. Però sì, no, no, lo dicevo soltanto nell'ambito della discussione molto tranquilla che abbiamo No, avuto, no, lo ecco. so, lo so. Poi un'altra cosa, non so se l'avevamo già detto all'inizio, però non credo sull'aborto. Sì? No, l'avevo Uno, solo ecco, accennato. infatti, no, il problema dell'aborto, insomma, lei che è ministra, ci dia una mano Non perché c'è nessun in problema Italia sull'aborto, c'è salvo il nessun fatto che problema. bisognerebbe garantirlo a tutte, in tutti i Ma in contesti alcune e in tutti i regioni però non è territori. più possibile, quello è il problema. Lo so, infatti io quando ricevo notizie di questo tipo mi attivo personalmente perché trovo che non sia corretto. L'obiezione di coscienza è un diritto, ma dall'altro lato ci deve essere il diritto della persona che deve fare accesso ad un servizio sanitario di veder rispettata la propria volontà. Insomma, fare passi indietro su questo fronte mi sembra veramente assurdo. Mi No, sembra. infatti. Maggio. No, noi cerchiamo di ricordarlo a tutti gli ospiti che Certo. vengono proprio perché comunque c'è la possibilità di parlarne e ci sembra giusto parlarne, Anzi, assolutamente, perché poi il rischio di non parlarne è proprio che passino in secondo piano e si diano per acquisiti certi diritti che poi invece vengono messi in discussione in maniera abbastanza semplicistica a volte. ecco. Troppo Esatto, e semplicistica. rimangono sulla carta poi inapplicati. Certo, no, no, Sì. concordo, anzi.
Anzi, su questo troverete sempre il mio appoggio. Devo dirvi che è capitato anche ad una struttura ospedaliera della mia regione che vedeva tutti i ginecologi obiettori di coscienza e io la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di chiamare sia il presidente della mia regione che il ministro della salute, ricordandogli che in tutti i territori deve essere garantita alla stessa maniera questo tipo di diritto, perché se si fanno passi indietro non c'è nulla di Sempre positivo per nessuno, al top. lasciatemela commentare così. Per La lasciamo non commentare così. Va essere più pesanti. bene, ministra, la lasciamo andare, è stata gentilissima, è Vado rimasta in quasi Senato? un'ora. Grazie. Allora, buon lavoro. Grazie, Buon vado in lavoro, Senato, ci una bella aggiorniamo. audizione sui tirocini, quindi. Ah, ecco. Ottimo. Bene, Su bene, questo, sia guardate fortuna. che, questo non so se lo sapete, c'è una bella discussione adesso in corso alla Camera su una proposta di legge per i tirocini a pagamento. Ecco, penso che sia una proposta interessante, sono stata chiamata in audizione lì, adesso al Senato invece più in generale sulla tematica degli stage, di come rendere i tirocini non soltanto una manodopera a basso costo, ma veder garantito il diritto di chi lo fa ad acquisire delle competenze. Penso Io che gli possa metterei essere. un limite tipo l'apprendistato, tipo, che non sarebbe male, non sarebbe una brutta idea, Sì, secondo no, no, è me. vero, è Vabbè. verissimo. Grazie. L'abbiamo torchiata a Grazie mille. sufficienza, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, ministra, Arrivederci. grazie. Grazie a voi. Alla prossima.